Don Aniello, come state? Non c'è male, grazie. Ma voi avete sentito l'allarme stanotte? Sì, sì, e ho chiamato i carabinieri. A che ora è successo? Alle 3.41 ho chiamato io. Sì, sì, sì. Vi siete subito allarmato, avete chiamato i carabinieri? Subito, subito, sì, sì. E poi, quando avete saputo? E poi ho saputo, che volete che vi dica? Che volete? Non ci sono parole. Non ci sono parole. Che sentimento ha in questo momento? Solo di delusione, di tristezza, di amarezza, ecco. Come si può arrivare a tal punto? Calpestare i sentimenti di tanta gente, tutti quelli che hanno espresso la loro fede, la loro devozione, la loro gratitudine al San Bandereo, vederla calpestata così. No. Non ci sono parole. No, non mi fate dire niente. Non è un valore economico e sentimentale. Cioè, certamente, sono un valore di fede, non di... Che se ne fanno? Sono 8 persone, pure se devono dividere un po' quello che hanno preso e queste pigliano. È soltanto il valore di fede, di devozione e di storia della comunità. Che si sente di dire alla comunità di Valle? Deve andare avanti, pigliare, come devo dire, pigliarvi in visione di quello che è successo e rafforzare la nostra fede, la nostra vita di amore a San Bandaleo, riparare col bene e con la fede. I pianti che mi hanno fatto, meglio non dirlo. Siete stato dentro? Sono stato dentro. Che cosa avete visto? E che voglio vedere, ho visto che è quello che non volevo vedere. Chi l'ha avvisata questa mattina, professore? No, ma io sono venuto abitualmente che vengo a aprire la porta alle 7:30 perché Franca apre, mi lascia la chiave e poi vengo. Naturalmente Franca mi ha chiesto, ho visto la posta rotta là e che devo fare? Insomma, Avete subito capito? È chiaro, è chiaro. Ma sua memoria, professore, insomma, da quanti anni abbiamo quest'ora a Vallo? Dopo la che Valle si è eletta di diocesi, dopo che il culto di San Pantaleone si è diffuso in modo straordinario, dopo il 1852, l'oro in sé e per sé non ha un valore commerciale, è un valore affettivo, perché tutte le famiglie hanno cercato sempre di lasciare un ricordo al loro protettore, quindi... E questo è il fatto, mi sento un po' in colpa, nel senso che io compaio in tutte le registrazioni, perché aprire e chiudere, e ho pensato, e se mi davano una botta e ci lasciavo le penne là dentro? Quindi lei ha visto i video? Ho visto il video. Che cosa ha visto? Ci dicono di 8 persone. 8 persone, hanno lasciato pure qualche segno a terra, qualche veste nera e altre cose. Vedi là, per esempio, non hai notato, l'hanno lasciato qua, registratelo, l'hanno lasciato dentro un forcone, poi naturalmente hanno sbarrato, hanno bucato tutte le macchine, quindi c'è tutto, quindi non è... Ecco, professore, ci hanno detto che sono entrati da qui, dalla sagrestia, però poi sarebbero scappati per il vicoletto che porta sulla variante, perché hanno ritrovato a terra qualche pezzo, insomma, di questo tesoro. Ma perché sono scappati di lì? Necessariamente perché hanno chiuso il passaggio qui per non permettere qualche inseguimento, ma il fatto stesso... Hanno messo le piante, certo, per non far, certo, passare. Certo. Poi il fatto che hanno messo questo per non far passare, perché sono venuto a piedi, le macchine l'hanno lasciato sulla circonvallazione, questa è la ricostruzione fatta, poi non più di questo. Un colpo studiato nei minimi dettagli. Indubbiamente, per essere 8 persone a fare questo, evidentemente ci sono state nei momenti in cui hanno fotografato, hanno studiato, hanno visto, che sono andate a colpo sicuro. Ora? E ora solo San Bandaleo ce la può fare.